Ciao bambini, benvenuti nella mia umile dimora. Questo è il disegno. Non è tua dimora, è mia! Questo è il disegno che ho ricevuto quando ho compiuto 500.000 iscritti. Guardate quanto è bello. Grazie a Peo per avermelo fatto. Comunque sia. Ah, ora ho capito, sarei dovuta essere io. Muri buangi, amici. Oggi siamo qui, come potete vedere, con tutta la family e una Sabrina girata quasi di spalle, perché oggi abbiamo visto un video di Frafrog in cui fa fare questi disegni descritti, appunto. Uno descrive, l'altro deve disegnare. Poi vediamo cosa esce fuori. Noi lo imposteremo in questo modo. Io descriverò il Pokémon. Il Pokémon? Loro faranno il disegno del Pokémon descritto da Zio Peo e vedremo cosa esce fuori. Ce la faranno? Scusate, Peo, dobbiamo fare un attimo la tua stop. Guarda come fa bene. Wow. Anche io lo sto facendo, Peo, guarda. Guarda, amore, facci vedere tu la tua stop col piede. Guarda che ampiezza il mio piede. Ma guarda anche la mia di ampiezza. Poi guarda cosa so anche fare. Li so aprire tutti quanti. Che schifo. Ho chiesto su Instagram di suggerirmi Pokémon e come al solito suggerite solo cose molto complesse e complicate. Scelgo questo. Si vede? Questo. Per me è molto questo. Adesso ve lo descrivo, vediamo come viene. Recitiamo Frafrog che ha fatto questo video e noi lo stiamo gentilmente rubando per divertimento. Ha una testa a palla da football, letteralmente. La palla da football è quella ovale? Esatto. È Stewie quindi dei Griffin. Ma no, ha la stessa testa di Stewie dei Griffin. Non è un Pokémon, non me l'avete detto, devo disegnare un Pokémon. Devi disegnare un Pokémon. Salute. Stesse di nuove, cazzo. Che cos'è stato? È la luna quando la strizzi. Che piove. Ma Andre sta già copiando, puoi dirgli qualcosa per Electabuzz. Ha un corpicino che sarà circa la metà di quella palla, di quella sfera, di quell'ovale, ed è un po' più a pallina, un po' più tipo sacca, un po' tipo scroto in realtà. È una sacchetta. Ah, è Vileplume. È una sacchetta, no, non ancora. Plume. Non è Vileplume. È Plume. No. Allora, gli arti sono letteralmente, i piedi sono due ovali. È Pichu. Shh. Quindi non ho capito, le braccia come sono? Le braccia sono due salcicciotti. E la coda è un boomerang. La coda è letteralmente un boomerang. Braccia salcicciotti. Adesso le orecchie sono due rombi. Ah, ho capito. Quindi possiamo vedere i risultati dei vostri disegni. Andre, facci vedere, facci sognare. Puoi iniziare dagli altri. Sasha, facci vedere, facci sognare. Ma non ho capito, era la bellezza del disegno? Chi si avvicina di più? Chi si avvicina di più al Pokémon descritto vince. Andre, oh, un TVB Peo! Non era nelle regole che non valeva questa volta il sì. TVB Peo? No, è solo perché cercano di corrompermi. Comunque, questo Pichu che mi inclini un po' di più perché mi fa tanto. Beh, già avevo indovinato con un Pichu. Sabrina, facci vedere. Ok, si avvicina. Ha le orecchie comunque sia che sembrano due corni dritti verso l'alto. Sono, di solito stanno un po' inclinate, no? Così, pap, ma perché sta per mandare l'energisfera. Sì? Quindi le alza, le drizza così. Esatto. Giulio. Io sto facendo super dettagli. Non vale fare super dettagli. Attenzione, un Pichu. Meno un punto perché tu non hai detto che era colorato qua. Quindi meno un punto, ma mi dispiace. Ma chi se ne frega. Ma che però ne se capisci più o meno che Pokémon è, poi non era nella regola. Puoi abbellirlo. Non era nella regola. Ma scusa, Peo. Io dica non gioco qualcosa. Più se gli dai un punto. Questo era una prova. Okay? Ma poi. Non ma che darò, cosa? Non darò punti. Ma non è verde, è viola. Ma scusa, ma sono altri colori. No, vabbè, tranquillo. Tanto recupera tutto col Pichu di Andre. Andre, facci vedere tu. Io non voglio più partecipare. Ma sembra Snoopy. Sembra Jack. Wow, è un Pichu che comunque sia, si avvicina, è un po' fatto. No, ma Andre, scusa, hai giocato a Pokémon? Ma anche in Super Smash, Pichu. Non conosco i Pokémon. E anche in Super Smash. Let me smash, please. Let me smash. Let me smash, please. Signori, questa era una prova. Adesso passiamo a quello vero, ok? Ok, siamo pronti per il prossimo. Che scelgo con questo qui. Questo qua. Allora, lui ha una testa letteralmente che una sfera, una pallina. Allora, qui è particolare perché ha delle cose che mi richiamano un po' a due sacche subito sotto la pallina, che sembrano un po' delle tette. Ma quante? Due. Due uno tette. E due. Sì, praticamente due tette. Sotto le tette ha due bottoni. A due? Bottoni. Ma sotto come? Cioè, a capezzo? A capezzo. Cioè, che cioè, in verticale o orizzontale? In verticale, sotto c'ha due cerchi, rispettivamente sotto ogni tetta. Quindi uno. Ah, non in verticale in quel senso. Sotto ogni tetta c'è un cerchio. Poi il corpo, che quindi parte dalle tette, è anche questa un'altra sacca scrotale, perché a quanto pare. Ma unica? Unica. Non ho capito. Che va a racchiudere i bottoni, capito? Gli arti superiori sono due pinne.
Cioè che tipo vuol dire gli altri? Sono due pinne, quindi sono un po'. Un po' tipo. Un po' tipo una foca. È un po' tipo una foca. Quindi due pinne. Gli arti superiori. Ah, ho capito. Io no. Forse. Io no, io. Allora, le zampe sono due ovali con due righe che dividono le dita. Un po' alla Bugs Bunny, come si disegnano quelli lì. Cioè fai un ovale e poi fai due righe. Tac tac. Ok, adesso passiamo al viso e ai dettagli del viso, che sono quelli che potrebbero far capire chi è. Ma il viso dove sta? Nella palla? Nella palla? La palla in alto. A parte che già vedo qualcosa che non ho mai descritto, però ok. Ok, quindi la palla, che è il viso, ha un cerchietto al centro che in realtà è tipo un beccuccio, però molto pallina. Ma è una pallina al centro? Una pallina al centro. No, ripeti? È un beccuccio a pallina. Così. Non è un beccuccio a punta, è tipo un pappagallino. Piplap. Piplap. Cioè, vedendo il disegno di altro mi viene in mente Piplap. No. Ha due occhi neri al lato di questo beccuccio. Ma va, lato. E se vogliamo proprio andare nel dettaglio, ha una sorta di maschera che va a fare, che gira intorno agli occhi. Wow, Zorro fa cadere tutto, attenzione. E io direi che possiamo già iniziare a vedere. Che però posso dire una cosa a mia discolpa? Che potrebbe essere della nuova generazione, quindi autori, fate un Pokémon così, è simpatico. Innanzitutto, perché hai fatto le pinne sulla testa? E tu mi hai detto che aveva delle pinne? Sì, ma non sulla testa. Ma non ho capito dove ce l'aveva. Sì, ma se le zampe stanno sotto, no? Ah, quale le dette? Sì, Sasha, facci vedere il tuo. Ah, il mio è calvo. Questo è un Piplup con gli arti piuttosto ho ragione decisi, io, era Piplup. Era Piplup. Se Andrea sei stato bravissimo, perché io l'ho riconosciuto dal tuo, te lo giuro. Ma il mio è pelato. È Piplup, è pelato. Allora a posto. Giulio. Oddio. Figo con i pizzichi che capelli. Un Piplup. Grasso. Ma perché posso dire una roba a nostra discolpa, perché anche quello di... Lasciate il mio lottatore di sumo. Anche quello di Adria, quindi tu non hai specificato le proporzioni del corpo rispetto alla testa. Quindi sei stato scarso tu. Sono stato scarso io. Però comunque sia, vedremo chi si avvicina di più. E sarete voi a deciderlo tra di voi. Onestamente, chi è il vincitore? Andre. Certo. Poi possiamo vedere anche un'immagine di Piplup. Esatto. Ok, questo è un Piplup, anche questo grasso. Che però almeno saluta, quindi è carino. Secondo voi? Aspetta, io ho dimenticato, c'è la bandiera dell'Italia. Yeah, quindi questo ti dovrebbe dare dei punti bonus, ma non sarò, come al solito, io a decidere. Secondo me, quella che si avvicina di più è Andre. Quella, ha già detto quella. Secondo me Sabrina, se non fosse per le pinne sulla testa. Quella grazie, rovinato tu. Non l'avrei mai detto. Io sì, per le proporzioni, perché questi sono un po' dei mostri. Però è anche colpa mia, quindi anche voi nei commenti diteci chi ha fatto quello più carino, quello che si avvicina quindi di più a quello reale. Vai, però voglio farne un altro. Ma ci dividiamo il fazzoletto. Scelgo potresti specificare questo. Le proporzioni stavolta. Ok, ci provo. La testa è l'80%. Scelgo codesto, ok? Partiamo dal corpo. Okay. È un corpo... Ma è un po' più facile? No. Fantastico. È un corpo che richiama un cane, ok? Se il corpo è un po'... da cane, quindi sarà una sorta di salcicciotto, no? Con le zampe, letteralmente. Le zampe posteriori sono più robuste di quelle anteriori, come ogni cane, gatto o qualsiasi. Quindi lo vuoi seduto? Se lo vuoi seduto tu, scegli. Può essere anche in piedi, come vuoi tu. Ehi, calmo! Zorro si mangia il mio microfono. Come sono le zampe posteriori? Allora, guardando ad esempio un gatto, tu vedi che ce l'ha più robusta, non c'ha più massa nella gamba posteriore, no? Quindi in quel modo. La gamba anteriore invece è più dritta e fina. Sasha guarda attentamente il disegno di Sabrina mentre Zorro si mangia il microfono, cazzozzo. E cambia posizione pur di mangiarsi il mio microfono. Stai calmo. Allora, la coda. Pollo. Abbiamo finito il corpo? Sì. Ok. La coda è quella... immaginiamocela come quella di una lucertola, quindi parte grassa e finisce fina, a cono, relativamente lunga quanto il corpo, ecco le proporzioni, e alla fine della coda ha le pinne di un pesce. Lungo tutta la spina dorsale, quindi la parte superiore, ha come una striscia di pinne, tipo però quelle da dinosauro, diciamo, no? Una fila che parte dalla testa e va fino alla punta della coda. Ma noi sappiamo dove è la testa. Cioè fino alla punta da sirena della coda o l'inizio della coda? Punta da sirena della coda. La testa è un cerchietto, una pallina, diciamo, in realtà è più un esagono, però molto morbido. Relativamente morbido, quindi sì, immaginatelo tipo pallina. Cos'è un esagono? Un esagono è un poligono a sei lati uguali. Ripeti? Me lo immaginerò. Aspetta, ripeti? Che cos'è l'esagono? No, che cos'è la... Allora, la testa è un cerchio e... La testa è un cerchio che però richiama morbidissimamente un esagono.
Le orecchie, che sono laterali, molto laterali, sono due pinne grandi grandi e proprio ha queste pinne anche al centro della testa, proprio che parte come una cresta. Immaginalo come una cresta a una pinna centrale. Ho capito! Verranno c'entra un cazzo. Intorno al collo ha quella sorta di bavaglino che portavano, non lo so, i giullari, per capirci, qualcosa un po' ottocentesco, presente? Come se fosse un tutù. È la prima cosa che ho capito cerchio, di quello che hai detto finora. Che fa tutto il cerchio intorno al collo, no? Occhi neri, leggermente anime triangolari, musetto da gatto, quindi il nasino è un puntino, e appunto la boccuccia da gatto gnu, tipo 3 al contrario. Fatto. Ci siamo? Non ho capito gli occhi, scusa, ripeti. Triangolini. Triangolino tipo anime, non so come spiegarmelo, un occhio anime nero pieno. Ci siamo, signori, io ho finito la descrizione. Ognuno deve indovinare il Pokémon sparando a caso. Vabbè, ma è palese. È proprio a caso, vero? È Vaporeon. Ah. Okay, ti avevi capito tu? Io non l'avrei mai capito. Non avevi capito Vaporeon? Ma oh mio Dio, ma cos'è? È un unicorno. Signori, bello Andre. Bellissimo Andre. Visto che Sabrina dice sempre bello Andre, stavolta inizi tu. Inizi tu. Tagliamo le parole. Ma io non voglio più partecipare a sti video. Oh, questo è un bel Vaporeon, a quanto demoniaco, che va, vuole uccidere il prossimo, quanto pare. Vuole uccidere quello di Giulio, che ce lo gira. E anche su un bel Vaporeon che comunque sia. No, scusa, ma la roba delle orecchie cosa vuol dire? Sono delle pinne queste. Ma l'esagono l'hai preso molto letterale. Quando ho preso la testa. Tu mi hai detto un esagono, io ho fatto un esagono. Ha detto leggermente, infatti guarda il mio. Il mio è leggermente stondato. Wow, quello di Sabrina è bellissimo rispetto a quello di Giulio. È un esagono pazzesco. Ma una domanda, quando tu all'inizio hai detto che era un gatto seduto o un cane seduto? Non ho detto un cane seduto, ha le proporzioni di un gatto cane, nel senso. Sì, però hai detto seduto. Lei l'ha detto. No, lei ha detto. Colpa sua. Ma fa culo, l'ho disegnato seduto. Me. Dai, facci vedere. È seduto, è carino in realtà. Ma fa schifo. Sembra Jolteon. Sembra Jolteon, raga. Una roba, non consideriamo il suo parere visto che è un concorrente, non ce ne frega niente. Però sembra Jolteon. Ma ha detto seduto e ho anche scritto Vaporeon. Ah, se l'ha scritto. E dammi 10 peo, ho anche scritto. Dammi 10 peo, ma non sono solo io a decidere chi vince. Questa volta, per il mio giudizio personale, non dovrei dare la mia opinione, ma in realtà la darò. Secondo me Andre è quello che si avvicina di più. Bravissimo, Andre l'avrei detto. Al secondo posto, secondo me, un po' combattuto tra Giulio e Sasha, perché comunque quello seduto è molto carino. E poi c'è quella creatura deforme di Sabrina. Quindi, scegliete anche voi nei commenti chi si è avvicinato di più con questo Vaporeon. Dici che ho vinto io. Sì. Facciamo ancora uno. Ancora uno? Sì. Guardate quanto sono felice di disegnare Pokémon descritti dal super. Se non vinco mai, non sono mai felice. Toccava a me. Non me ne frega niente di te, stupido essere di parte. Sì, amico mio. Ne faccio uno difficile però, come ultimo ne faccio uno difficile. Faremo questo. Questo qua. No, questo, ecco, questo qui. Quindi lo cerco. Ok, eccolo qui, ce l'ho pronto, adesso lo descriviamo. Siete pronti? Vai. Allora, per questo mi devo davvero impegnare. Questo è seriamente difficile. Immaginiamo, il corpo è molto grande, no? Ed è tipo una pera. Andre, la mia testa. È una pera, immaginiamo, partiamo dalla massa del corpo, quindi una pera. Il fondo della pera però va a finire in una coda sempre lucertolosa, quindi che parte ampia e finisce stretta. Ho già capito, tiranita. Dietro, una pera, la coda è dietro. Le zampe, che partono quindi al lato della pera bassa, no? Quindi alla base della pera, ai lati della pera partono queste coscione, tipo una coscia di pollo, è letteralmente una coscia di pollo che però invece di finire nell'osso, nell'ossicino della coscia, va a finire in una zampona ovale con 3 unghie grandi grandi. Da ogni lato, quindi sono 2 zampe, specifico per estrema sicurezza. Le braccia che partono in alto ai lati della pera sono 2 bei salcicciottoni, sono belli grossi tra l'altro, arrivano fino a poco oltre la cosciona. Ma come sono le zampe e le mani? Questa è la coscia, la mano più o meno si arriva qua ed è un salcicciottone. Ma è la mano come? Tu intanto fai il salcicciottone, perché all'estremità del salcicciottone ci sono 3 unghie, anche in questo caso grandi, ma non tanto quanto quelle del piede. Sono sempre grandi, sono tipo così, dei coni. La testa, siamo la testa. Immaginate 2 cerchi, 2 sfere che si compenetrano. Cosa vuol dire compenetrano? Che vuol dire che si uniscono. Se dovessi fare un'addizione booleana tra 2 sfere 3D, succede quello. Geoide?
Tu mettiti una sfera. Un otto. E un'altra sfera incastonata, perché una è tipo il musotto. Ok? Se vuoi tornare a scuola. Il musotto è un po' sferico, ma anche la testa è sferica. Quindi è l'unione di due sfere la testa. Che quindi va appoggiata in cima alla pera. Ma è tipo un otto? No. Così. In cima alla testa ha letteralmente un cono, che è un corno, ma ho capito, un corno che è un cono, che è letteralmente quello di C19 di Dragon Ball. Ha un corno? Sì, un corno che è un corno, piccolo. Gli occhi sono abbastanza laterali, separati, e sono due ovali che però alla base sono piatti. E tu immagini di fare un arco, un'arcata, con la base appunto orizzontale. Il corno è una cosa indietro che non ho. Come hai fatto un arco? Cioè... La colonna, arco, colonna, poi piatto. Ma tu un attimo, quello prima. Io sono rimasto alle due sfere. La testa, quindi una sfera. Gli occhi ci siamo? Io non li so. Per gli occhi sono un arco. Dimmi se una cosa, che generazione è? Prima. Quindi, gli occhi sono un arco con la base, ok? Il naso sono letteralmente... Ma gli occhi non maledetti. Ah, sono un arco con una base piatta. Poi, la punta del muso, ci sono due puntini che sono le froce del naso. Ai lati... Baffoni. Ai lati del corpo ho queste antenne, no? Che sono molto curviline, un po' come il drago di Fortnite che abbiamo fatto. Quindi sono come due baffoni che però partono dalla testa, letteralmente. Questa creatura ha due ali vampiresche, diciamo così. Quindi sono vampiresche. Demoniache, dai. Ha, come dire, un triangolo e l'ala, e poi hanno la chiusura alla Batman. Quindi con un archi. Ok, così l'ho capito. Non ho capito. Le ali di Dragonite sono grandi più o meno quanto il suo panciotto. Ma l'ha detto Dragonite. Di Dragonite. Le ali di Dragonite mongoloide. Mi metto già un po'. Porca Comunque, secondo me qui possiamo anche chiudere e vedere quali sono i risultati di questo Dragonite che ormai hanno indovinato. Ma dobbiamo vedere se, oltre ad aver indovinato, l'hanno disegnato bene. Vediamo subito quello di Sabrina che già è girato. Le ali sono gigantesche, sembra un cane. Fa vedere. E c'ha le gambe spezzate. Pensavo di aver vinto. C'ha le gambe spezzate. Ero contentissima di aver vinto. No, è che ho preso troppo la lettera alle cosce di pollo. Vedi. Chi mi vuole far vedere il prossimo? Una volta voglio prendere un punto, quindi mi fammelo guardare. Mi piace il mio Dragonite. Signori, ma sulle penne è finito. Stop. Io sto togliendo le linee in più. Stop. Sasha, stop. Andre? Bello. Facci vedere Andre. Bello. Attenzione. Non l'avrei mai detto quello di Andre. No, è bellissimo. Allora, quello, il dragone si avvicina molto, è sempre alquanto demoniaco. Come però paragonano. Tu hai detto un arco e tagliato. Molto bello il mio. Sono stanco. Io gli ho fatto Giulio, la pupilla. Fammi vedere il tuo. Dai, il tuo ha detto attenzione, bene. Però anche quello di Giulio si non avvicina. È molto bello quello di Andre, raga. Ma hai mai visto Dragonite tu? Sì. No, secondo me. Ah, è quello... Andre, io sono... Ah, sarei combattuto sul momento, però c'è soltanto qualcuno che può causare lo spareggio, mostrandomi vai, improvvisamente amore. Un'opera vai, magnifica. Prima me. Wow, ma c'ha il pizzetto! È una sfera dentro una sfera. È una sfera dentro una sfera. È bello. No. No, ho vinto io. Dai, dammi qua. Allora, secondo me il mio modesto parere... Ma ci puoi far vedere Dragonite, per favore? Posso vedere quello di Andre? Ah, hai ragione, ho fatto le ali un po' troppo grandi. Tale la testa di quello di Andre ha qualcosa che non quadra. Però perché il mio guarda in su. Allora, secondo me, il mio modesto parere, che non conta moltissimo, questo lo vince Giulio. Grazie. Per me no. Io non gioco più. Ma quindi, non frega niente a nessuno che tu sei di parte. Io non conosco i Pokémon. Quindi per me... Ma non sono di parte, erano più belli quelli di Andre. Io ma che non dici? Conosco i Pokémon. Stiamo calmi. Calmi, silenzio in aula. Primo punto sarebbe beccato Sabrina, poi Andre, sì. E poi Giulio. Non e esce. Sasha 0, non esce nessun vincitore, ma un perdente sì. Ah. Io ho scritto Sasha 1 qui. Allora anche Sasha, siamo tutti pari. Siamo tutti pari, ma io voi ho vinto anche Pichu. Sarete voi a dirmi chi ha vinto cosa nei commenti. Quindi questo è quanto. Spero vi siate divertiti e qui... Bella. Signori? Signori? Bella.